oggi abbiamo ben un sacco di isole da esplorare. Sinceramente non so quante ne ho messe, però ne ho messe un bel po', fidatevi. Allora, la prima isola è da questa parte. E allora, questa, vabbè, a parte che quest'isola del, diciamo, del deserto l'abbiamo già esplorata, quindi non ce ne frega più. Ma ne abbiamo delle altre tunisiani. Perché infatti qua, per esempio, ne abbiamo due. Poi mi pare che ne abbiamo altre due dall'altra parte. Adesso vedrete. Comunque, vediamo cosa c'è così nascosto in quest'isola. Aiuto, qua posso anche cadere perché... Aiuto! Ok, perfetto. Dobbiamo stare attenti, tunisiani, perché sennò poi dopo qua cadiamo. Appena detto. Vorrei evitare di morire di già. Ecco. Ok, perfetto. Allora, prima di tutto ho visto qua uno spawner, quindi facciamo così... ma è pure uno spawner di creeper. Oh mio Dio, di creeper super carici. Allora, super caricati, tipo, non so se avete presente, ma ci sono tipo quei creeper che vengono caricati dai fulmini che esplodono, porca miseria, 20 volte di più di un creeper normale. Che faccio ad entrare qua, scusate? Allora, posso praticamente provare a fare un pulsante? Ah, è vero che il pulsante si fa solo con la pietra, oppure con il legno, io so. Ok, facciamo così, visto che non ho il legno, perché ovviamente ho detto, oddio che paura, ho paura di perdere il legno, quindi l'ho messo via. E facciamo un pulsante di legno. Ok, vabbè, a parte che sto facendo tutto un casino qua nell'inventario, porca miseria, però qua posso entrare e c'è, ci sono le, i meloni e la great terracotta. Yay, vai, che bello, che bello. Allora, scusa, mi fai entrare per favore, però, stupido coso. Grazie, molto gentile. Allora, qua invece cos'è che si nasconde? Ma che bella questa... No, scusate, ma lo sapete che questa può diventare la nostra nuova casa? Scrivetemi se volete che magari diventi la nostra nuova casa, perché è bellissima. Ci sono tutte le fornaci, le cose, è molto bella. Porca miseria. Ah, e poi qua si sale... Ah, vabbè, ma qua si poteva entrare direttamente. Vabbè, a parte che ci sono degli scheletri pure qua. Allora, è un po' pericoloso, devo dire, questa cosa, perché questi scheletri hanno pure una spada di pietra, cioè non di pietra, di diamante. Una spada in diamante. Cioè, vi rendete conto, tunisiani? Non so se vi rendete conto, tunisiani, ma... Cioè, gli scheletri con una spada in diamante sono, porca miseria, peggio dei serial killer. Non veramente, una cosa orribile, proprio... Boo! Comunque, adesso possiamo andare prima di tutto a mettere la terracotta nella cassa, perché... Ovviamente. Comunque, grazie che mi avete ricordato che si chiama terracotta. Infatti ora me lo ricordo grazie a voi. Grazie a voi nei commenti. Che commentate un sacco. Bravissimi. Io li leggo tutti i commenti, vi do sempre i cuoricini. E quando posso vi rispondo anche. Poi dobbiamo anche stare attenti allo stregone. Mamma mia, porca miseria, quello stregone pervertito. Madonna. No, tunisiani. Lo stregone della scorsa volta. Voi non so se vi ricordate nello scorso episodio. Che abbiamo incontrato lo stregone pervertito. Mamma mia. Brutta storia. Una brutta storia. Ah, guardate cosa ho trovato là. Andiamo subitissimo a prendere la terracotta. E pure il... Cos'è che ho detto? Terracotto. Ho sentito un rumore strano io. Tunisiani, mi sono appena accorto che avevo il microfono qua. Porca miseria. Porca miseria. Ma è possibile, cioè nel senso ce l'avevo praticamente dall'altra parte della stanza. Io veramente, cioè che razza di youtuber sono? Cioè scusatemi. Oggi andremo anche ad esplorare queste nuove altre due isole, bellissime. Allora praticamente, tunisiani, dobbiamo andare da questa parte. Allora, la prima isola che abbiamo da esplorare, cioè nel senso, a parte che è la seconda, ma vabbè. Cioè la terza, scusate. Però insomma, la terza isola che abbiamo da esplorare è questa qua. Ok, questa qua di... Non lo so, di sandstone si chiama, no? Avete presente? Quella tutta quanta così, con i blocchi così. Stiamo attenti anche allo stregone, no? Pervertito. Tutto quanto dello scorso episodio. Però qua ci sono le cose. Molto bello, devo dire. E qua abbiamo la orange terracotta. Ma porca miseria, ma... Stiamo trovando un sacco di terracotta. Questa è una cosa molto buona, devo dire. Complimenti al creatore della mappa che ha reso le cose molto semplici. E io le casse me le prendo perché non è che le voglio lasciare, cioè... Tunisiani, ma perché io ho appena notato di avere più cuori. Ma secondo me questa armatura che ho appena preso, tipo la chestplate, mi sa di sì, ma che è bello. Cioè, veramente, adesso mangio pure l'anguria. No, l'anguria è molto buona, devo dire. Allora, a voi piace l'anguria? Scrivetemelo, eh. E io, giusto per definire, l'anguria intendo il frutto. Molto buono.
Aiuto, devo andare. Perché poi quest'isola è quella la pazza, tutta quanta invivibile. Cioè, tutta quanta quella impazzita, piena di robe. No, ma se. No, ehi, no, 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 no. Stiamo attenti per l'amor di Gian Giuberto. Aiuto! Ok, perfetto. È tutta colpa di Gian Giuberto alla fine, sempre. È tutta colpa sua, tutta. Se io muoio è colpa sua, ok? Non è colpa di nessun altro. Allora, siamo arrivati a quest'isola. Che cosa nasconderà quest'isola? Potrebbe nascondere segreti impensabili sotto, diciamo, nei meandri, no? Del suo posto. Potrebbe nascondere cose veramente straordinarie. Tipo, qua cos'è che nasconde? Niente, vero? Beh, ovviamente niente, devo fare pure io una figura di schifo. Cioè, no, vabbè, scherzo. Però, scusate, è impossibile che non ci sia niente. Dai, allora, per favore, non è che non mi puoi dire che non c'è niente. È impossibile. È impossibile, ok? Quello che penso io. Ah, ecco qua. Dunisiani, cosa abbiamo trovato? I diamanti! I diamanti, porca miseria, porca mesoria! I diamanti, i diamantini. Allora dobbiamo andare a cercare sotto tutte queste cose qua, no? Perché non è possibile lasciarle indietro. Magari qua, per esempio, potrebbe essere nascosta un'altra cassa, dico io. No? Non sembra affatto. Vabbè, magari, non so, magari qua sotto scavando potrebbero essere nascoste altre cose, altri tesori. No? Vabbè, allora forse, magari sotto un albero, dico io, potrebbe essere che ci sia. No. Beh, Dunisiani. Allora, prima di tutto, io qua non sono una persona da essere presa per il sedere. Cos'è che c'è là sopra? Una cosa della mappa che a noi non interessa. Allora, no, non mi puoi prendere per il sedere, carissima mappa. Allora, tu mi devi dare le cose che io voglio, e io voglio tesori e terracotta. Grazie. Grazie mille. Allora, forza. Dove sono questi tesori e queste terracotte? Domanda. Non ci sono. Non ci sono. Ah, ma qua ce n'è un'altra, vediamo. No, dai, forza, io volevo. Ah, che cattivo! Io ti odio, basta, questa mappa la odio. No, scherzo, è molto bella in realtà. Qua ovviamente copriamo perché fa schifo dopo. Vabbè, vai a quel paese. Detto proprio in modo palese. Toh. Allora, adesso, come caspita faccio io a ritornare indietro? Domanda, Dunisiani. Su quell'isola c'è chiaramente lo stregone, no? Che ci fa cose. Non, cioè, non so se mi sto facendo capire, ma insomma, non è bello poi dopo le cose che ci fa. E non solo pugni. Vabbè, insomma. Vabbè, ma oddio, aiuto. Allora, forza, facciamoci coraggio perché qua lo stregone ha spawnato tutta la sua legione di. No. No. No, si vede. Dunisiani, Dunisiani, si vedono e come, si vedono e come, porca miseria. Aiuto, mai più una cosa del genere. Allora, oh mio Dio, è stata veramente un'impresa, una di quelle imprese stratosferiche. Ma, grazie anche al vostro aiuto, siamo arrivati alla fine di questo episodio. E i meandri oscuri dell'universo sono stati esplorati in lungo e in largo. E abbiamo trovato ricchi tesori e pianeti mai esplorati. Grazie a voi, Dunisiani, abbiamo trovato la forza che risiede in ognuno di questi personaggi che siamo noi. Noi abbiamo la possibilità di decidere. E noi decidiamo di raggiungere vette incredibili, vette molto alte, montagne impensabili. Grazie per aver guardato questo video. E dopo questo poema molto grande,
Ci vediamo al prossimo video, Dunisiani, mentre colpisco il microfono. Con lo schiocco magico di Dunis vi chiedo di scrivere moneta nei commenti se siete arrivati fino a questo punto del video, così vi do il cuoricino. E qua finisce il video. Addio, ciao!